Questo libro è di un'attualità straordinaria, nonostante sia stato scritto 10 anni fa, ripropone gli stessi temi che il turismo bresciano si trova ad affrontare oggi, ma non solo il turismo bresciano, è una presa di coscienza rispetto a tutte le potenzialità straordinarie che questa provincia, che questa città hanno in campo turistico. E io penso che prendere coscienza, far prendere coscienza anche ai nostri amministratori di quanto questa provincia e questa città siano ricche di storia, ricche di cultura, ricche di eccellenze, sia il primo passo per rilanciare l'offerta turistica bresciana, ma non tanto quella della provincia che comunque chiude una stagione positiva, ma una città che si sta ripiegando su se stessa, che non trova il colpo d'ala per decollare, per volare alto, quando invece avrebbe tutte le caratteristiche per farlo. C'è tutta la lungimiranza di una persona che ha dedicato il suo mestiere e la sua professione al marketing e alla promozione nel valutare, nel vedere che un turismo intelligente basato su un coinvolgimento totale del territorio, la tradizione, la cultura, l'arte, l'enologia, il cibo, le tradizioni, sarebbe stata una delle chiavi di volta del sostegno economico di una comunità in crescita, soprattutto in una provincia che aveva nel manifatturiero e quindi nella fabbrica il suo elemento fondamentale. Certamente, come dice Ubaldo Munti, si richiedeva attività culturale, formazione professionale, decisione di un turismo non di consumo ma di alta qualità e promozione internazionale del territorio. Oggi questa visione lungimirante diventa concreta, tutti ci rendiamo conto che il turismo e le attività collaterali non sono complementari all'attività economica, ma che stanno diventando l'elemento forte, cioè la seconda gamba della crescita di una grande provincia come la nostra.